Non ci viene in aiuto, dottore. Eccoci qua di nuovo. Stavamo parlando appunto di questa escalation di violenze e ci interrogavamo sui perché, se c'è o meno una spiegazione, no? Perché si parla anche di amore malato, ma è un'espressione che viene sempre più contestata, forse anche giustamente, perché qui di amore non c'è proprio nulla. Assolutamente no, infatti è proprio anche un'espressione errata che a volte giustifica quasi gli atti di violenza o prevaricazione che possono intervenire. Non si tratta assolutamente di amore malato, ma si tratta di sofferenza emotiva, psicologica, relazionale importante. Come ogni sofferenza deve e può trovare sostegno prima che le situazioni diventino gravi, diventino cristallizzate o che possano appunto portare ad atti di violenza di varia natura, non solo fisica, quelli fisici sono quelli più visibili ovviamente anche insomma, comprensibilmente, ma ci sono anche altre forme di violenza che possono essere agite all'interno della relazione di coppia e che possono essere psicologicamente estremamente pesanti. A volte c'è questa, in situazioni in cui sembra, si percepisce che non ci siano alternative o se c'è una forte situazione di sofferenza, l'agito violento, l'azione violenta viene a volte percepita erroneamente come se fosse una soluzione. In realtà è l'esatto contrario della soluzione. E anche in questo periodo in cui si sente spesso parlare di fenomeni di femminicidio, di violenza, questo a volte può diventare, in psicologia si usa l'espressione effetto Werther, cioè quando si parla tanto di un argomento, questo può portare a atti emulativi, può far considerare che beh, è una cosa pensabile, è una cosa attuabile, sono disperato e la metto in pratica. Ecco, il messaggio che vorrei lanciare è proprio il contrario, non è una soluzione, ma è la cristallizzazione definitiva del problema, è il fallimento definitivo nella gestione del problema. Esistono molte risorse che invece possono aiutare nei servizi sociali, nei servizi sanitari, nei centri antiviolenza, che possono aiutare sia le donne ma anche gli uomini a confrontarsi con queste situazioni che appaiono disperate, ma che hanno spesso una possibilità di soluzione molto migliore, molto più efficace. Allora, le leggo un'espressione che si trova in uno dei provvedimenti giudiziari a carico di Zlatan Vasiljevic, l'uomo che ha ucciso la compagna e l'ex moglie nei giorni scorsi a Vicenza. In uno di questi provvedimenti si parlava espressamente di una concezione del rapporto uomo-donna di tipo padronale e dominante. Ecco, di fronte a un'espressione di questo tipo, non so se sia una diagnosi, che cosa sia, come si può fare? Come si deve intervenire? Cioè, ci sono dei margini di miglioramento e di intervento quando la situazione sembra così compromessa? È chiaro che qua c'è anche un fattore culturale profondo. C'è un elemento che, se vogliamo, è proprio a livello sociale anche ampio. A volte quello che potrebbe essere definito un non ce la faccio più e me ne vado via, ma mi porto via con me qualcuno che sento, tra virgolette, appartenermi. E questa è una delle visioni problematiche, critiche che ci sono in questo tipo di atti di omicidio o suicidio. Da questo punto di vista sì, è possibile intervenire. Molti degli interventi, ad esempio nelle situazioni di violenza di genere, degli interventi psicologici, e che hanno mostrato efficacia, sono proprio tesi a prendere in carico, da un lato, la donna vittima di violenza, solitamente sono le donne a essere vittime di violenza di genere, anche se ci sono anche casi al contrario, ma sono ovviamente molto più rari, ma anche a prendere in carico proprio la difficoltà a volte del partner di comprendere l'impatto che i suoi comportamenti possono avere e di rielaborare il tipo di atteggiamento e di vissuti che ha nei confronti della partner o delle partner. E questo si è visto che in molti casi ha effetti importanti nell'aiutare non solo a risolvere o ridurre le situazioni di violenza, ma anche nell'aiutare gli uomini che hanno messo in atto atti violenti a riflettere in maniera molto più funzionale rispetto a quello che stanno succedendo e anche a loro volta a ricostruirsi aspetti relazionali migliori e più soddisfacenti e più, diciamo, equilibrati. E quindi c'è la possibilità di riabilitare un soggetto del genere, se preso in tempo? Esattamente, sì. Bisogna utilizzare quelle reti di servizi che oggi ci sono e che magari 20-30 anni fa non c'erano, erano molto più marginali e sono rappresentate da tutto quell'insieme di possibili soluzioni di rete, i centri antiviolenza, il volontariato, i servizi sociali, le forze dell'ordine stesse, tutti quei protocolli che ormai si stanno sviluppando come buone pratiche che permettono una presa in carico integrata se attivati tempestivamente, che riducono in maniera estremamente significativa i rischi per tutte le persone coinvolte, in primis per le donne o per i figli, i bambini.
che possono essere coinvolti da queste situazioni. Ecco, quindi l'invito è veramente usare queste risorse. E l'invito che viene fatto ovviamente ai potenziali, diciamo così, aggressori, ma è un invito che viene fatto ovviamente anche alle potenziali vittime. Assolutamente. Perché sì. Poi il tema è questo, si denuncia sempre di più, ma non basta ancora per certi versi. Poi c'è tutto il tema delle denunce che vengono fatte e sono in qualche modo o inascoltate o procedono, diciamo così, per altre vie. Però ecco, che cosa si sente di dire alle donne vittime di violenza e cioè quando è il momento giusto per staccare la spina di un rapporto che comincia a essere malato? Appena ci si rende appunto conto che il rapporto è malato, in cui gli atti iniziano a essere percepiti come non una normale dialettica di coppia, ma come un assetto appunto in cui c'è una violenza anche psicologica, economica, sociale, relazionale. A questo punto, se si iniziano a notare questi segnali d'allarme, può essere utile iniziare ad avere un confronto, ad esempio con un centro antiviolenza, dove si può andare a parlare, a discutere, a valutare la situazione con personale esperto. E quindi le donne, in questo senso, se si sentono in situazioni di rischio per sé o per i figli, devono chiaramente attivarsi rapidamente, ma anche gli uomini possono chiedere aiuto, o meglio anche sostegno, supporto nelle situazioni in cui sentono che si sentono in difficoltà e non riescono a trovare un rapporto equilibrato con la compagna. È molto importante poterne parlare, molto importante poter, e c'è un diritto dovere, diciamo così, di richiedere e ottenere aiuto in queste fasi di vita. Ecco, c'è un concetto sul quale vorrei soffermarmi con lei, dottore, che è quello di dipendenza affettiva. O comunque di indipendenza affettiva, mettiamola così. Spesso c'è un approccio non sano nei confronti proprio della relazione. Assolutamente sì, si può utilizzare anche un termine di impasto relazionale. Quello che si vede è che in molti casi, nelle situazioni appunto che poi esitano in violenza di genere o anche in violenza fisica, come i casi di cui stiamo parlando, senza entrare nel merito di questi specifici, ma insomma come i casi di cui si parla spesso sui giornali, derivano da situazioni in cui c'è stato un invischio, cioè la situazione di violenza di genere è proseguita magari per mesi o per anni prima di arrivare a un livello successivo, in cui i due partner non riescono a sganciarsi tra di loro e rimangono in una sorta di dinamica di coppia disfunzionale che si è cristallizzata e che porta a diventare appunto in alcuni casi anche violenti. Allora, nel momento in cui ci si rende conto che si è invischiato in una dinamica in cui non ci si riesce a lasciare, gli atti di violenza però iniziano ad aumentare, le rivendicazioni di uno o dell'altro, in alcuni casi anche reciproche, sono estremamente importanti e continue, può essere veramente utile fare un piccolo momento di pit stop relazionale ed emotivo, andare a chiedere un parere, andare a chiedere una consultazione, andare a chiedere un supporto. Andare a chiedere un supporto non è dire che siamo deboli, dire che siamo fragili, dire che siamo incapaci di gestire le nostre emozioni, che è una cosa che a volte ferma soprattutto gli uomini dal chiedere aiuto. Gli psicologi hanno molte più pazienti donne che uomini, perché le donne da questo punto di vista spesso, non per fare generalizzazioni, ma è un dato di fatto, sono più disposte anche socialmente e culturalmente a chiedere aiuto. Per noi uomini è un po' più difficile dire che ho un bisogno di aiuto emotivo. Bene, chiedere aiuto emotivo è un atto di coraggio, non è un atto di fragilità. È un atto per fare stare bene se stessi e la propria famiglia, ed è una cosa che quindi dovrebbe andare molto bene a un uomo. Io chiuderei qui, perché mi sembra che abbiamo toccato proprio il messaggio più importante. Chiedere aiuto, ovviamente, non avere paura, remore o vergognarsi. Sempre qui arriviamo sostanzialmente. Io la ringrazio, dottor Pezzullo. Grazie davvero per questo collegamento e tutti gli stimoli che ci ha dato. A presto. Grazie a voi, salve.